A tutti gli amici di pescasubacquea.net, un saluto da zio Frank. Allora, in questo momento ho preso un pezzetto di dyneema di circa 20 centimetri, come vedete, per fare il cappio. Dovete seguire questo nodo che è un nodo diamante che serve praticamente per fare presa sull'elastico dopo che verrà legato. È un nodo rispetto al nodo semplice doppio, quindi avrà una testa un po' più grossa e quindi farà più presa sulle legature. Dovete seguire questo movimento. L'ho filmato proprio dalla parte, mi sono messo proprio di fronte al nodo in modo che anche voi, quando dovreste farlo, dovete farlo, vi troverete nella stessa posizione, quindi sarà più facile seguire lo schema. Ecco, adesso tirate i due capietti, e tirate, cioè, due capietti, due estremità, tirate forte a stringerlo a morte. Poi le due estremità verranno tagliate quasi vicino al nodo e poi bruciacchiate. Adesso invece vi faccio vedere come infilare il nodo nell'elastico, in buco dell'elastico. Vi consiglio, ecco, vedete, si bruciano un po' le due estremità, dopodiché si mette del sapone liquido sul nodo. Io non l'ho fatto qua perché tanto non c'è bisogno, questa è solo una dimostrazione. Ecco, una volta che avete messo del sapone liquido, fate pressione sul nodo, così con una pinzabecchi forte, magari aiutando a girare. Girando un po' così, ci vuole un po' di forza, lo fate penetrare nel buco alla distanza che volete voi. Io adesso non sto lì tanto a fare le cose per bene, tanto è solamente per farvi vedere la dinamica della cosa. Ok, si toglie, ecco il nodo è dentro, come potete vedere dentro l'elastico ambrato si vede anche il nodo. E questo è il piccolo cappio. Adesso vi faccio vedere la legatura, il famoso nodo costrittore. Allora, seguite bene questo passaggio perché è un po', non è complicato, ma bisogna saperlo fare. Vi mettete così, come ho fatto io, e dovete solo seguire, spero che sia abbastanza chiaro dal video, anche se un po' sfocatino perché è preso troppo da vicino, la mia cam non fa questi primi piani così molto nitidi. Comunque, ecco, una volta che avete cominciato a stringere il nodo, lo posizionate chiaramente al di sopra della testa del nodo diamante. Adesso io qua non so neanche se l'ho posizionato bene, ma non importa questo. L'importante è sapere come si fa. Io solitamente lo stringo così, da una parte prendo una pinza, la più grande di questa, dall'altra adesso ci ho messo la mano, ma di solito lavoro con un manico di martello, me lo metto nei piedi e tiro fino alla morte, fino a che posso, più che posso. Ok, poi si tagliano le estremità, si bruciano. Okay, eccolo qua, il nodo è fatto, vedete come è stretto bene. Adesso vi faccio vedere invece come si lega il pezzettino di dyneema. Io lo uso del 2 mm perché è quello che si adatta meglio ai pernetti dell'asta. Vedete come si fa? Cerco di farlo piano in modo che riusciate a capire. Ecco, l'importante è questo passaggio, perché questo qua, l'estremità deve passare al di sotto, ecco, non so come si chiama comunque. Ecco, vedete un po', spero che sia chiaro che sono un po' sfocato, ma si tira, non si scioglie questo nodo, si scioglie solo se volete voi, allentando il cappio dall'altra parte. A questo punto si prende anche l'altra. Chiaramente questo pezzettino di dyneema lo potete
potete fare dalla grandezza che volete voi, lo potete fare più corto, anche i capi li potete infilare di più, li potete fare più corti, come volete voi. Adesso solamente la dinamica dell'azione. Ecco, praticamente l'ogiva in d'enema è fatta. Ricordatevi, l'enema del 2 mm per fare l'ogiva e 1,5 invece per fare le legature. Ecco fatto.